tutorial mostrò come realizzare questo sfiziosissimo top molto elegante che io ho deciso di chiamare Top Amélie. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati, il Canada Zucchero Luxe, che al suo interno ha il lamè, quindi è un top perfetto per la sera. Il colore che ho usato io è il numero 45, che è questo viola molto 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 bello, molto elegante, anche appunto perché al suo interno è il lamè. Vi ricordo che ogni gomito è da 50 grammi, misura 145 metri, che è 97% viscosa da canna da zucchero e 3% poliestere, che sarebbe appunto il nostro lamè. Per poter realizzare questo top, che è una taglia S, però come vedete mi va largo, non ho fatto una cosa troppo stretto ed è anche lungo perché lo voglio indossare anche sopra delle minigonne, io ho utilizzato 250 grammi di questo filato, lavorando sempre con l'uncinetto del numero 3. Come sempre in descrizione vi lascio il link al sito Uncinettando con i Filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Ce ne sono alcuni veramente spettacolari. Io vi consiglio di usare anche il colore Tiffany o il bianco se lo volete elegante. Se volete qualcosa di elegante ma che specchi, ma rispecchi la vostra personalità, quindi che sia qualcosa di brioso, vi consiglio il color Siena, perché sembra quasi un oro, ma anche il color Lilla. Per una taglia M io direi che dovete prendere 100 grammi in più, quindi 350 grammi. Per una taglia L 450 grammi. Per chi è come me ma lo vuole fare tipo vestito, vi consiglio di andare a prendere almeno 150 grammi in più, in modo da allungarlo ulteriormente, quindi di lavorarlo di più rispetto a me prima di andare a fare gli scalfi e farvi quindi un bel abitino. Ma non vi preoccupate, ho intenzione durante l'estate di fare un vestito sempre con questo tipo di scollo, però magari che qui si vada ad allargare, quindi modificheremo un po' la lavorazione. Per quanto riguarda la lavorazione, vi posso assicurare che è semplicissima, sono 5 giri che vanno sempre ripetuti e abbiamo questo effetto vedo non vedo, che trovo veramente sfizioso e carino, adattissimo quindi per un top da poter essere sfruttato quest'estate la sera o anche durante il giorno se volete optare per il canna da zucchero senza il luxe. Dicevo, sono 5 giri semplicissimi, quindi vedete si alternano dei giri di maglie alte a questi giri che fanno questo effetto un po' strano, geometrico, che possono sembrare delle stelle o dei piccoli rombi, veramente molto particolare. E si vanno a lavorare questi 5 giri fino ad arrivare agli scalfi. A quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti, lavorando le diminuzioni di entrambi i lati. Io naturalmente vi ho detto quanto è molto diminuito e come potete vedere dietro la stessa cosa. Una volta finito ciò si va a fare una lunga striscia di catenelle che io ho ripetuto avanti e indietro, facendo quindi delle maglie bassissime sopra le catenelle, circa 250, che si fanno passare poi attraverso i fori del giro qui, perché abbiamo dei giri con maglie alte e catenelle, quindi si passa questa lunga striscia e si va a fare un bellissimo fiocco qui. Naturalmente voi potreste comprare anche un nastro, qualcosa di un po' più doppio per fare anche un fiocco un po' più particolare. Io preferisco per qualcosa di un po' più sobrio, ma comunque che si vede che il top è ben fermato qui di lato. Detto ciò, spero che anche questa mia ultima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così mi raccomando mandatemi come sempre o le vostre foto o sul mio gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, oppure sapete che potete attaccarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro top io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea canna da zucchero luxe, il numero 45, che è questa sorta di viola porpora, non saprei neanche bene come definirlo. Allora, io vi farò vedere un piccolo campione perché ho iniziato a lavorare ma mi sono accorta che la registrazione non si sentiva bene l'audio, e quindi sto rifacendo un piccolo campione, ma vi dico già che nel mio top io sto lavorando con 180 catenelle, lavorando con l'uncinetto il numero 3. La lavorazione andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3, quindi mi raccomando, per una taglia M questa volta andate a montare almeno 6 se non anche 8 motivi in più, per una taglia L andate a montare 12 se non anche 14 motivi in più, ricordandovi sempre che ogni motivo sono 3 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Ah, e mi raccomando, misuratevi sempre i fianchi o il seno a seconda di cosa avete più grande, per capire bene quanti motivi, quante catenelle andare a mettere. Quindi andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta.
2 catenelle di separazione, 1, 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e continuo a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta e 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Scusatemi. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Prendo il filo, vado nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Rientro nella maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, ricomincio. Vado dove ho rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado una maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Sto per terminare il mio secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella stessa maglia di base, vado a fare una maglia alta non chiusa. Entro dove ho fatto le 2 catenelle iniziali, quindi nella prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, e vado a fare una maglia bassissima dove ho le due maglie, le prime due maglie alte chiuse insieme. Ho terminato così il secondo giro. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Prendo il filo, rientro nella dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nelle successive due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte successive, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Rientro dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nelle successive due maglie alte e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Rientro dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado in due maglie alte successive, realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il terzo giro. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto due maglie alte chiuse insieme, le 2 catenelle, prendo il filo, rientro nelle ultime due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa,
vado dove ho la terza catenella che equivale alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta chiusa, una maglia bassissima, scusatemi. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Non ho fatto 2 catenelle perché questo deve essere la prima maglia alta non chiusa, ma 3, perché se facevo solo 2 catenelle iniziali poi la lavorazione mi stringeva troppo per chiudere il giro, quindi ho preferito fare 3 catenelle. Andiamo a fare il nostro quarto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme successive, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e ricomincio da capo. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quinto e ultimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, e ricomincio da capo, quindi una maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 1 2, una maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte dove ho l'archetto di 2 catenelle, 1 2. Facciamo un'ultima volta insieme, una maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Continuo così per tutto il mio quinto e ultimo giro, poi vi faccio rivedere come fare di nuovo il primo, che però in realtà è uguale al quarto, ma ve lo faccio rivedere perché abbiamo una base diversa, e poi continueremo con questi giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Sto terminando l'ultimo giro, quindi ho fatto le ultime 2 maglie alte dove ho l'archetto di 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E adesso si ricomincia con il primo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, di nuovo saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo 2 catenelle, 2 maglie alte, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia alta. E quindi questo è il nostro primo giro, quindi 5 giri che vanno sempre ripetuti, avremo quindi questa sorta di lavorazione e andremo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare agli scalfi. Poi vi farò vedere come dividere la parte avanti e la parte dietro e andare a fare le diminuzioni per il nostro top. Ho finito di lavorare la mia maglia in altezza, sono arrivata agli scalfi, ho lavorato il mio motivo per 11 volte. Per poter mettere i marcatori io sono andata a ripetere già il primo giro, quindi ripeto, da sotto fino agli scalfi ho ripetuto il motivo 11 volte e adesso ho ripetuto già il primo giro per poter mettere i marcatori, ossia sono andata a creare il giro con le maglie alte separate da 2 catenelle. Ne ho un totale di 60, quindi ne ho messi 30 avanti e 30 dietro, mettendo il marcatore dove ho l'archetto di separazione tra la prima e l'ultima maglia alta. Detto ciò, possiamo andare a fare le nostre diminuzioni. Andiamo a fare quindi il nostro secondo giro, visto che il primo l'abbiamo già fatto. Vedete, qui ho il marcatore, io inizio la mia lavorazione e vado a lavorare in questa maniera. Io adesso diminuirò di entrambi i lati, quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Entro la maglia successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme,
2 catenelle, 1 e 2, lavoro normalmente il mio secondo giro, quindi rientro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, ricomincio, rientro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare col terzo. Sto per terminare il mio secondo giro, vi ricordo che il primo è quello là dove vi ho messo i marcatori, e vado a ho fatto 2 catenelle, rientro nella stessa maglia di base, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme. Quindi ho terminato il secondo giro, mi giro con la lavorazione, vado a fare il mio terzo giro e vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado tra le due maglie alte non chiuse, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, vado a lavorare normalmente il terzo giro come ho fatto col secondo, quindi vedete è diverso da come facevamo il giro successivo, però nel motivo quando lavoravamo tutti in tondo, però è la stessa cosa, quindi vado tra le due maglie alte, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nella maglia alta non nelle due maglie alte chiuse successive e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio, rientro tra le due maglie alte chiuse insieme e faccio la maglia alta non chiusa, vado tra le due maglie alte chiuse insieme successive e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Faccio questo per tutto il terzo giro, vi faccio vedere come terminarlo e come iniziare poi il quarto. Sto terminando il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle e rientro nella stessa maglia di base dove ho lavorato prima e faccio una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte non chiuse iniziali e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Ho terminato così anche il terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro. E vado a realizzarlo in questa maniera. Vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte successive, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 2 maglie alte successive chiuse insieme, vado a fare una maglia alta, 1 e 2, vado dove ho le 2 maglie alte successive e lavoro una maglia alta. Continuo così per tutto il mio quarto giro e vi farò vedere come terminarlo e come andare a fare giustamente il giro successivo. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, vedete mi mancano 2 maglie alte chiuse insieme, 2 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, entro nel penultimo e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'ultimo gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme. Ho terminato così anche il mio quarto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quinto giro. E di nuovo vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme e adesso vado a fare normalmente le mie maglie alte, quindi 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta dove ho la maglia alta. E di nuovo 2 maglie alte dove ho l'archetto di 2 catenelle, una maglia alta dove ho la maglia alta. Continuo così per tutto il mio quinto giro e vi farò vedere come terminarlo e come andare a fare il primo giro.
Sto terminando anche il mio quinto giro, come vedete ho le due maglie alte chiuse insieme e la maglia alta separate da 2 catenelle. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Ho terminato così anche il quinto giro. Vado a fare il primo, vi faccio vedere come fare perché prima vi ricordo che avevamo messo i marcatori, quindi non abbiamo fatto diminuzioni. Adesso invece dobbiamo andare a fare ancora delle diminuzioni e andremo a fare in questa maniera. Andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 e 2, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza, andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudiamo le due maglie alte insieme. Vedete, noi qui stiamo facendo le diminuzioni. 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a lavorare normalmente il nostro primo giro. Quindi si saltano 2 maglie, si entra nella terza e si va una maglia alta. 2 catenelle, si saltano 2 maglie alte, si entra nella terza e si fa una maglia alta. 2 catenelle, si saltano 2 maglie, si entra nella terza e si fa una maglia alta. Quindi continuo così per tutto il primo giro, vi farò vedere come terminarlo e come riniziare un attimo il secondo. Poi continueremo così fino ad arrivare all'altezza degli scalfi, delle spalle. Io naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto prima di poter andare a fare la parte dietro e poi vi farò vedere anche come andare a chiudere la nostra maglia. Quindi io continuo in questa maniera a lavorare il mio primo giro. E vi farò vedere come terminarlo. Sto per terminare il mio primo giro. Come vedete, io dovrei fare l'ultima maglia, le ultime due maglie alte, una qui e una qua, e invece vado a fare, ho fatto le 2 catenelle, vado a salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte non chiuse, quindi salto altre due maglie, vado qui e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le mie due maglie alte. Mi giro con la lavorazione e rivado a fare il mio secondo giro, che vi ricordo è andare a fare sempre 2 catenelle che sono la prima maglia alta non chiusa, si va nella maglia alta successiva e si fa un'altra maglia alta non chiusa, 2 catenelle, si rientra nella stessa maglia di base e si fa fare una maglia alta non chiusa, si va nella maglia alta successiva e si fa un'altra maglia alta non chiusa, si chiude e si vanno a fare 2 maglie alte. Quindi continuo a fare queste diminuzioni, io vi dirò quante diminuzioni alla fine sono andata a fare e come sono arrivata quanti motivi alla fine ho fatto per arrivare alle spalle, e poi faremo la stessa cosa anche dietro. Allora, io ho terminato le diminuzioni sia avanti che dietro e ho ripetuto il motivo andando sempre a diminuire da entrambi i lati per 3 volte, vedete, 1, 2, 3, e ho terminato il giro con il quarto, quindi non ho fatto anche il quinto, mi sono fermata al quarto giro del terzo motivo e poi sono andata a fare questa lunga striscia di catenelle. Ho fatto 250 catenelle che ho fatto poi passare tra i fori del giro. Ve li faccio vedere meglio, vedete, sia avanti che dietro, in modo tale da poter chiudere la nostra il nostro top con questo fiocchettino qui, facendo un fiocco di lato e potendo così gestirci quanto andare a stringere la nostra il nostro collo, diciamo così. Quindi in questo momento il top è terminato perché ho deciso comunque di non fare nessun tipo di diminuzione di bordino sotto né qui di lato, mi piace come è venuto, quindi ho solo fatto, ripeto, questo cordino di 250 catenelle, ma voi potete farlo anche più lungo, e ho ripassato poi facendo delle maglie bassissime intorno al primo giro di catenelle in modo da farlo più doppio, e ciò permetterà di farci il laccetto laterale per chiudere il nostro top qui sul collo.